Buongiorno e benvenuti al TG di Sanità Informazione. Quello delle aggressioni al personale sanitario è ormai un fenomeno entrato tristemente a far parte della quotidianità di chi lavora nei nostri ospedali, ma negli altri paesi la situazione non è molto diversa. Ce ne ha parlato Yeon Ji-yeon, responsabile del programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha come obiettivo la prevenzione della violenza. Ascoltiamo. Purtroppo l'attenzione e la consapevolezza su questo tema sono poche ovunque, quindi la situazione è tristemente simile anche in altre parti del mondo e per questo è importante condividere informazioni tra i vari paesi per fare fronte comune in questa causa. La prima azione da intraprendere è quella di aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica perché è un fenomeno che si può prevenire. E c'è bisogno anche di un approccio politico di tolleranza zero e di sostenere a livello pubblico questa causa. Il nostro servizio sanitario nazionale è il migliore del mondo. Teniamocelo stretto e smettiamo di criticarlo. Sono le parole dell'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore di Italy, che è intervenuto al congresso della Società Italiana di Chirurgia, raccontando la sua esperienza con la sanità statunitense. Vediamo il servizio. Quello che mi sono reso proprio conto dell'atmosfera diversa, e cioè là non è considerato quasi un servizio, è considerato una roba in più, cioè, capito? Quindi chi è più ricco ha più sanità, chi è più povero ne ha meno, questo non va bene. Viva l'Italia. Faceva scalpore la cifra, cioè che diceva dal palco. Eh beh sì, ma costa così, se vai al Presbiterian e ci dormi 4 notti e poi fai un intervento chirurgico, ci va una roba apparente di $100,000, questa è la verità. Quindi viva il servizio sanitario. Ma viva tutta la vita, abbiamo il migliore del mondo, teniamocelo stretto, smettiamolo di criticarlo. Molte patologie connesse al mondo del lavoro rimangono sommerse perché non vengono denunciate dai lavoratori. Sebastiano Calleri, responsabile nazionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della CGIL, spiega il fenomeno ai nostri microfoni e propone una strategia nazionale su salute e sicurezza. Ascoltiamo. Le patologie, le malattie professionali vanno denunciate e riconosciute. Non sempre purtroppo in questo paese si riconoscono, siamo solo al livello del 34% dei riconoscimenti. Abbiamo ovviamente in maniera preponderante malattie dei disturbi muscoloscheletrici, disturbi dell'apparato digerente e ipoacusie anche da rumore. Bisogna elaborare una strategia nazionale su salute e sicurezza che ovviamente oggi qui ne discutiamo per questo, perché tutti gli attori devono fare il loro parte. Sia le istituzioni, sia i sindacati, ma anche i datori di lavoro, che sono i primi responsabili della salute dei lavoratori dentro i posti di lavoro. I dati sanitari fanno sempre più gola ai cybercriminali. Ne parliamo con Andrea Chiappetta, amministratore delegato di Aspisec. Vediamo. Il trend che noi oggi abbiamo e che purtroppo confermano che stanno solo che peggiorando è che il settore della sanità è qualcosa che è oggetto di attenzione da parte di soggetti esterni alle infrastrutture, in questo caso sanitarie, che cercano sempre più di andare a attaccare queste realtà e sfiltrare dati e arrecare danni tramite l'impiego di phishing, social engineering e malware ad hoc, che vanno anche appunto a bloccare il funzionamento dell'infrastruttura stessa, mettendo a repentaglio tutto ciò che ne concerne. 10.000 passi al giorno per star bene. Questa è la campagna della Società Italiana di Medicina di Prevenzione degli Stili di Vita che coinvolge i pazienti e i medici. Come racconta il presidente Simpesv Walter Marrocco, ai camici bianchi che sono intervenuti al congresso FIMG è stata infatti proposta ogni mattina una lunga passeggiata per iniziare la giornata con il piede giusto. L'occasione del congresso ovviamente è un momento importante per incontrarci tutti quanti tutte le mattine e facciamo i nostri 10.000 passi perché siamo convinti che questo serve anche alla nostra salute e non solo quella dei nostri pazienti. Serve anche ai colleghi, ai medici per motivarsi a essere loro messaggeri del sani stili di vita e della prevenzione verso i propri pazienti. Dobbiamo dare noi praticamente il buon esempio. Mangiare bene per far stare in salute noi e il nostro pianeta. Come fare? Ecco la ricetta di Stefania Ruggeri, ricercatrice nutrizionista del CREA di Roma. Ascoltiamo.
cibo e ambiente, pianeta, sono praticamente strettamente legati. Dobbiamo ridurre i consumi di carne, insomma, drasticamente rispetto a quello che noi facciamo, anche di, insomma, di promuovere naturalmente soprattutto alimentazione molto ricca di frutta e verdura, di pesce. Questi sono gli argomenti su cui diciamo, Eat Planet, questo progetto di Eat Planet sta, diciamo, marciando, e ovviamente questo non solo è un beneficio per la salute, ma sembra, dati alla mano, che è un beneficio per l'ambiente. Questi erano i principali approfondimenti della settimana di Sanità e Informazione. Ora vediamo cosa succederà nei prossimi giorni e gli appuntamenti più importanti in calendario. Continuate a rimanere aggiornati su www.sanitainformazione.it e partecipate anche sui nostri canali social. Grazie e alla prossima puntata!